the hell is going on the dust has only just began to fall crop circles in Bentrovati a tutti, un'altra puntata di Non di Solo Pane, questa volta siamo ormai all'inizio in di dicembre, inizio dell'avvento. Due ospiti anche in questa puntata, vedete che sono solo, ma io parlerò poco perché darò spazio ai nostri due ospiti che sono gli stessi, per chi se li ricorda, della settimana scorsa. Due cari amici, due affezionati a Non di Solo Pane con ruoli diversi anche all'interno della Chiesa. Il primo è Papa Francesco, il secondo è il nostro Don Angelo Negro. Per rispetto a Papa Francesco diamo spazio prima a lui e poi in chiusura della puntata sentiremo l'augurio, la riflessione di Don Angelo. Diamo spazio a Papa Francesco perché sapete è stato in Giappone, Hiroshima, Nagasaki e vi vogliamo presentare qualche spezzone del discorso di Hiroshima che non ha bisogno di troppe presentazioni. Hiroshima 24 novembre 2019. Con convinzione desidero ribadire che l'uso dell'energia atomica per fini di guerra è oggi più che mai un crimine non solo contro l'uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune. L'uso dell'energia atomica per fini di guerra è immorale, così come è immorale il possesso delle armi atomiche. Saremo giudicati per questo. Le nuove generazioni si alzeranno come giudici della nostra disfatta se abbiamo parlato di pace, ma non l'abbiamo realizzata con le nostre azioni tra i popoli della terra. Come possiamo parlare di pace mentre costruiamo nuove e formidabili armi di guerra? Come possiamo parlare di pace mentre giustifichiamo determinate azioni illegittime con discorsi di discriminazione e di odio? E continuiamo ancora. Con il Papa da Hiroshima colgo però l'occasione anche per ricordare, visto che inizia l'avvento, ce ne parlerà Don Angelo, è iniziata anche la solita polemica sui presepi, è arrivato addirittura l'invito della, della giunta regionale della regione Piemonte che invita le scuole a fare il presepe. Ecco, credo che il presepe sia una cosa un po' più seria, e non è Las Vegas, le radici cristiane difese da chi poi magari augura la morte, è razzista o, come abbiamo visto, rompe magari qualche aula in Parlamento davanti a delle scolaresche. Ecco, il presepe è un messaggio vero e Papa Francesco, appena tornato dal Giappone, ci ha detto: Domenica prossima, primo. Dicembre sarò a Greccio, dove Francesco d'Assisi fece di fatto il primo presepe vivente e manderà un messaggio, farà una lettera. Quindi ci prepariamo anche al suo messaggio sul presepe, intanto continuiamo ad ascoltarlo da Hiroshima. Di fatto, se realmente vogliamo costruire una società più giusta e sicura, dobbiamo lasciare che le armi cadano dalle nostre mani. Non, è possibile amare con non armi si armi può amare con armi offensive in pugno. Quando ci consegniamo, consegniamo alla logica delle armi e ci allontaniamo dall'esercizio dall del, del dialogo, ci ci dimentichiamo tragicamente che le armi, ancora prima di causare vittime e distruzione, hanno la capacità di generare cattivi sogni, esigono enormi spese, arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei popoli. Come possiamo proporre la pace se usiamo continuamente l'intimidazione bellica nucleare come ricorso legittimo per la risoluzione dei conflitti? Questo abisso di dolore richiama i limiti che non si dovrebbero mai oltrepassare. Solo può essere una pace disarmata. La vera pace può essere solo una pace disarmata. La pace, la pace. E per essere sull'attualità nostra italiana, prima di lasciare la conclusione al discorso di Papa Francesco Hiroshima, proprio in questi giorni, il comunicato di rete disarmo è del 28 novembre. Il ministro della difesa annuncia fase 2 acquisto F-35. Dice. Rete di disarmo, 3 miliardi e mezzo bruciati per caccia d'attacco. L'annuncio del ministro della Difesa Guerini alle commissioni parlamentari di passaggio alla fine del secondo programma di acquisto di F-35 è gravissimo. La campagna Taglia le ali alle, alle armi esprime tutta la propria contrarietà rispetto alla decisione presa. E dire che proprio la settimana scorsa, l'avevamo detto, era passata una mozione in Parlamento dove si diceva di studiare tutte le possibilità. Sembra che si vuole proprio non perdere tempo. Mentre gli Stati Uniti hanno deciso di fermare un anno. Perché è problematica la cosa. Qui, se non ho letto male, è stato deciso di comprare la un lotto. Diciamo, l'acquisto degli F35 non è un blocco, ma sono dei lotti. E questo lotto sono 27 aerei. Pensate che comunque costano ognuno 130 milioni di euro, forse anche di più. E guardandoci intorno ai disastri, i ponti che crollano Venezia, Matera alluvioni, scuole, sanità, le discussioni nostre sugli ospedali, eccetera, noi buttiamo lì 3,5 miliardi per aerei che possono trasportare le bombe atomiche. E allora la domanda è, ma Papa Francesco, per chi parla? Chi lo ascolta? Ecco, noi lo vogliamo ascoltare ancora nella chiusura del suo intervento. Oddio, tu ma ce l'hai promesso. La giustizia e la pace si Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si, si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Vieni, Signore, che si fa sera, e dove abbondò la distruzione, sovrabbondar. La possa oggi sovrabbondare la speranza che è possibile scrivere e realizzare differente. una storia diversa. Ben signor, Vieni Signore, principe della, pace, principe della Pace, rendici strumenti e riflesso della tua Pace. E da Hiroshima passiamo a Giffa, sul Lago Maggiore, dove c'è il nostro Don Angelo. Lasciamo subito la linea a lui. Cari amici di Non Di Solo Pane, caro Don Renato, grazie per questa opportunità di potervi comunicare anche a distanza. Sono qui a San Maurizio di Giffa, nella mia comunità. Alle mie spalle è lo splendido scenario del Lago Maggiore, visto da questo angolo. Non posso che approfittarne per augurare a tutti voi buon anno. Eh sì, perché noi cristiani, la prima domenica di Avvento, iniziamo un anno liturgico nuovo. Se il 31 dicembre faremo un bilancio delle nostre attività di vario tipo, in questi giorni dovremmo fare il bilancio delle attività spirituali, della nostra anima, di come abbiamo saputo vivere da cristiani lungo questo anno. Non che le cose siano scindibili perché siamo una persona unica fatta di corpo, di anima, di mente, di spirito e come tale dovremmo sempre verificare complessivamente la nostra vita. Però da questo giorno forse possiamo ricavarne qualche momento di meditazione, qualche momento di silenzio un po' più approfondito, con il quale vivere appunto l'inizio di questo nuovo anno liturgico. E quindi, Don Renato, io concedo a me stesso e condivido con voi alcune piccole riflessioni. Prima di tutto, la parola vento, cioè l'attesa di qualche cosa. Eh, diciamo che. In realtà attendiamo qualcuno, attendiamo la venuta di Gesù nella nostra vita, noi cristiani cantiamo Maranatha, vieni Signore Gesù, e questo è questo il desiderio che abbiamo nel cuore, che il Signore ritorni e ritorni per portarci con Lui nella sua gloria infinita. Ma in questo tempo storico che siamo chiamati a vivere dobbiamo valutare in che modo stiamo vivendo il messaggio di Gesù Cristo, del suo Vangelo, il messaggio dell'incarnazione che affronteremo nel Natale, il messaggio della liberazione del nostro cuore, della nostra anima, di tutto ciò che nel mondo parla di ingiustizia e di mancanza di presenza dell'amore di Dio e di amore verso i fratelli. E allora caro Don Renato io inizio sempre con grande gioia l'avvento. Quest'anno abbiamo scelto nella mia comunità il tema del profumo, come se entrasse un profumo nuovo di novità nella nostra vita, un profumo che rallegra la nostra Persona che rallegra anche le persone che ci incontrano perché sentono un profumo buono e il profumo buono è quello della condivisione: il pane condiviso è più buono. Il profumo buono è quello della solidarietà. Il profumo buono è quello di chi sa in questo tempo pregare un po' di più perché senza mettersi in ginocchio, senza piegare le ginocchia, difficilmente riusciamo a fare opere di carità. E a chi già sta pregando, a intensificare le opere di carità perché altrimenti la nostra preghiera sarebbe fine a se stessa. Allora viviamo insieme questo tempo di avvento, e per una volta, caro Don Renato, sono io che sono armato di qualche foglio e vorrei concludere questo mio breve intervento, eh, due o tre minuti, con due piccole riflessioni. Una la prendo dall'amico padre Turoldo, un genio, un gigante della nostra fede che ci accompagna sempre e con la sua capacità poetica e teologica ci invita. Allora vorrei leggerti queste poche righe. Magari lo facciamo così, eh? Vedendo il lago, che è meglio rispetto a che vedere me. Che ne dici, don Renato? Ci proviamo. Credo che così vediate la mia chiesa. Allora mi devo rigirare, rigirare. Ecco qua, vi faccio vedere un po' più di lago mentre io vi leggo queste brevi parole. Signore, vieni da qualunque parte del cielo o dagli abissi della terra o dalla profondità di noi stessi. Ciò non importa, ma vieni. Urlassimo solo, vieni. Vieni, Signore Gesù, vieni nella nostra notte questa altissima notte, la lunga invincibile notte e questo silenzio del mondo dove solo questa parola sia udita e neppure un fratello conosce il volto del fratello tante fitta la tenebra, ma solo questa voce, quest'unica voce, questa sola voce si oda. Vieni, vieni, vieni. Mi sembrano parole molto belle, forse l'ho lette un po' male, potete andare a trovare il testo di Padre Turoldo nell'opera Ballata della Speranza del Sesto Angelo e vorrei concludere questo mio intervento con te Don Renato e con gli amici che da casa ci seguono con le parole di un'altra cara figura alla mia vita che è Monsignor Oscar Romero, amato da tutti noi, vescovo di El Salvador, che credo ci dia anche appunto la giusta dimensione concreta delle cose che dobbiamo vivere e fare in questo avvento. Non basta venire a messa la domenica, non basta chiamarsi cattolici, non basta portare il bambino a battezzare, non bastano le apparenze, Dio non si appaga delle apparenze, Dio vuole il vestito della giustizia, Dio vuole i suoi cristiani rivestiti di amore. Che questo tempo di avvento sia per tutti noi il poter cambiare d'abito per indossare i panni della giustizia, dell'amore, della libertà. Un abbraccio a tutti voi, buon cammino di avvento. Concludiamo qui, ringraziamo Don Angelo. Ringraziamo Papa Francesco, facciamo in modo che l'avvento sia davvero, come dirà il Vangelo, un tempo di vigilanza, tenetevi pronti, dice il Vangelo, allora vogliamo essere pronti anche a vedere non solo quello che succede dentro, ma anche quello che succede intorno a noi e Papa Francesco ce lo indica sempre. Aspettando la sua lettera sul presepe da Greccio, noi... Anche a nome di Don Angelo vi auguriamo buon inizio dell'avvento e ci vediamo come sempre la settimana prossima. Arrivederci.